Ciao e bentornato sul mio canale YouTube. Oggi andiamo ancora una volta a vedere un esempio di pranzo funzionale da 569 kcal. Ricordo che ho fatto questa rubrica perché mi avete chiesto di farvi degli esempi di pasti, quindi colazioni, pranzi, cene e spuntini che potete fare riportando gli ingredienti e gli esatti macros. Ok, quello che vediamo oggi richiede un tempo di circa 15 minuti. Un costo veramente basso che può variare dai 3 ai 4 euro. Questo perché, come vedremo, il riso lo potrei mangiare o in bianco o condirlo con un sugo di verdura che avrei fatto in precedenza. Ok? Allora, andiamo un po' a vedere quindi gli ingredienti. Ci sono 3 uova, una scatoletta di tonno al naturale. Mi raccomando, al naturale perché? Perché quello invece all'olio d'oliva aumenta moltissimo le calorie ed è anche meno proteico. 10-15 grammi di soncino o comunque una verdura a foglia verde, all'incirca un pugnetto, 30 grammi di riso basmati, 2 fette di panna toast, un cucchiaino di olio extravergine di oliva. Il pasto apporta circa 53,9 grammi di carboidrati, 41,2 di proteine e 21,7 di grassi. Un pasto veramente salutare, può essere usato come pranzo, ma anche come cena. È ideale visto il contenuto calorico se stai facendo una dieta per perdere peso o anche sei nella fase di definizione. Questo perché il contenuto calorico è molto contenuto, quindi non hai picchi di insulina troppo alti, ok? Allora, il procedimento è molto semplice, è veramente semplicissimo farlo. Praticamente prendi due pentolini, li riempi entrambi d'acqua e li metti a bollire. Quando bollono, metti dentro in uno le 3 uova, in modo che poi diventino sode. Metti dentro dall'altro il riso. Nel frattempo prendi un piatto, ci metti il tonno naturale che avrai scolato. Lo metti su un letto di soncino. Intanto tosti le fette di pane e sul tonno ci metti l'olio extravergine di oliva. Quando le uova sono pronte le tiri fuori, le spelli, le metti nel piatto. Lo stesso fai con il riso. Come ti ho detto, il riso potrai mangiarlo in bianco o se hai un sugo di verdure che hai precedentemente fatto, lo puoi usare. Il sugo di verdure è ottimale perché è veramente magro, non apporta calorie. Diverso può essere per il sugo normale, per la conserva, che ha più conservanti e spesso è anche più grasso. Ok? Quindi questo era il pasto di oggi. Mi raccomando, scrivi qua sotto nei commenti se hai domande, se hai curiosità, ti rispondo davvero molto volentieri. Che dire, se non sei iscritto al canale, iscriviti in alto a sinistra perché ti ricordo che ogni settimana metterò un esempio di pasto e andrò inoltre a mettere altri video molto tecnici, teorici, anche pratici, inerenti all'allenamento, alla nutrizione e alla postura. Il tutto per vivere uno stile di vita al top. Io ti saluto, ci vediamo nel prossimo video, ciao da Mattia!